Pace e bene a tutti, buongiorno e bentornati al nostro appuntamento con i Santi. Oggi, 9 giugno, ricordiamo Sant'Efrem, ascoltiamo la sua vita. Efrem nasce a Nisibi, in Mesopotamia, sotto l'impero di Costantino, è circa l'anno 306. Figlio di pagani, all'età di 15 anni, conosce il Vangelo e la dottrina cristiana, che studia con passione. Riceve il sacramento del battesimo a 18 anni e l'ordinazione diaconale intorno al 338 dal vescovo Giacomo, con il quale coltiva una profonda e spirituale amicizia. Con lui, nel 325, frequenta il Concilio di Nicea e in seguito fonda una scuola biblica. Quando però la città viene presa d'assedio dai persiani, Efrem lascia la cattedra per diventare l'eroe della resistenza. Si rivela così, oltre che teologo, anche combattente. Quando la carestia colpisce Edessa, è lui a rimboccarsi le maniche per assicurare gli aiuti umanitari alla popolazione, quindi anche uomo di carità. È qui che Efrem si trasferisce stabilmente, alternando vita ascetica, predicazione e insegnamento. La sua vita diviene così testimonianza di una Chiesa viva, non solo in campo liturgico e teologico. La cura agli ammalati di peste diventa l'ultimo capolavoro, scritto con l'inchiostro della carità, da Efrem, il Siro. Prosa, poesia, omelie, inni, tutte le opere di Efrem si trasformano in liturgia, mai confinate ai soli scaffali delle biblioteche. Nessuna cronaca riporta Efrem come monaco, ma tutte come esemplare di diacono al servizio di tutti per amore di Dio e cetra dello Spirito Santo. Efrem muore a Edessa nel 373, vittima del morbo. Solo nel 1920 fu dichiarato dottore della Chiesa con l'enciclica Principi Apostolorum da Papa Benedetto XV. Efrem il Siro, animo profondamente poetico, ci ha regalato tanti scritti bellissimi e ascoltiamo che cosa dice in merito alla fede quando inizia a tentennare, ad avere dei dubbi, un po' quella pretesa di tutto capire. Domina lo spirito capzioso, è l'invito che ci rivolge, quello spirito che inizia a mettere un po' il dubbio. Raffrenalo e la tua fede sarà in pace. A ciò dovrebbe indurti anche tutto il creato e le creature di cui conosciamo l'uso. Per esempio, tu non sei in grado di chiarire le sorgenti, pur tuttavia non smetti di bere da loro. E per il fatto poi di aver da loro bevuto, tu non pensi certo di averle comprese. Anche di comprendere il sole, tu non sei in grado. Pur tuttavia non ti sottrai alla sua luce. E per il fatto che questa scende da te con i suoi raggi, tu non ti cimenti certo di salire verso la sua altezza. Ecco, noi invece vorremmo a volte con la nostra fede andare proprio a Dio stesso, cercare di vedere, cercare di capire e ci poniamo delle domande, ma però non può essere così, però... E alla fine ci perdiamo. Invece lui semplifica molto, Sant'Efrem, e ci suggerisce, ma quando tu bevi ad una sorgente o anche una fontana, ma ti stai ponendo il problema da dove arriva quell'acqua? No, bevi, perché la cosa che ti fa bene e che ti è utile è innanzitutto bere. Oppure guarda il sole, tu non ti sottrai alla sua luce, ma capisci tu come funziona il sole? No, però lo usi come buono che sia usato e soprattutto i raggi del sole scendono da te, ma tu mica ti sogni di arrampicarti poi verso il sole. Così dobbiamo fare noi con la nostra fede, ecco, accettare e accogliere anche il limite e soprattutto un limite che però non è un limite vero, perché come con le creature noi possiamo goderne appieno anche rimanendo nella posizione di creature. Allora preghiamo l'intercessione di Sant'Efrem il Siro proprio per questo, affinché noi possiamo avere una fede semplice, molto molto semplice e quindi molto molto forte. Sant'Efrem prega per noi.